Via. Allora, buonasera a tutti e bentornati. Questa è, mi dispiace per Ivan, casomai ci potremmo collegare io e lui, perché questa è l'ultima della stagione. Poi riprendiamo a settembre con una serie di incontri, sempre simpatici, possibilmente. E possibilmente. Good evening to everyone. This will be our last meeting for this period, but we are going to meet again in September. Perfetto, quindi adesso facciamo così, facciamo un primo giro. Sara, sei pronta? Facciamo Sara, poi Simone. Magari ne leggi tu e poi vediamo se abbiamo tempo anche di qualche altra cosa in più. Microfono, microfono, microfono. Lo potete attivare il microfono perché non si ha, cioè. Funziona meglio. Ok, d'accordo. Non lesinavi mai una buona moneta al questuante di turno. Non chiedevi, eppure davi. Non conta la ragione, dicevi. Non giudicavi i colori né misure della povertà. A te che lavoravi incessante e accumulavi per abitudine ad una atavica fame. La compassione stava compressa in una corazza da capra. Avevi molto più cuore tu che questa mente ambigua al chiedersi se tendere la mano. Che faccio? Ne leggo un'altra? In Sì, leggi un'altra. seguito? D'accordo. Amica. Risorgeremo dalla morte dei cari, dalla disfatta delle anime, dalle macerie accumulate da ogni dolore che non volevamo bere. Ci sarà ancora una mano premurosa a reggerci quando non speravamo più, o ancora fede nell'umano. Siccome a me sono brevi, continuo? Continua, continua D'accordo, un'altra. mi dici tu stop. Traduci per me al tuo amico poeta, la tua lingua è la mia, uomo o donna, su terra o mare, in un unico viaggio. Proseguo. Attrezzi del manovale, il saper fare che incanta il vuoto delle mie inette mani, far nascere come rose, tavoli, sedie, e tutto l'arredo primario. Rivorrei indietro le dita mozzate di mio padre, tritate dall'era industriale. Le ho conosciute tonde, ben levigate, obolo offerto a figli da nutrire. Vabbè, Mi questo è, fermo? sì, allora, diciamo, l'incontro è su senza perdere la tenerezza. E volevo spiegare che siamo in un periodo di grande anaffettività, di grande delusione, sarà stato il Covid, saranno le guerre, almeno questa che mi sembra più vicino. Però in effetti c'è un'aridità. Io ogni tanto. Avrete notato che una volta ho un nome, una volta un altro nome, perché vorrei eliminare tante persone e poi chiedono l'amicizia, non li elimino, dici ma non ti interessa? In effetti non mi interessa perché leggo dei commenti assurdi quando si tratta di un paese solidale, un paese amico, ma sembra che la cattiveria si scaraventi proprio su. Cioè, c'è chi racconta tutto, anche se deve andare a fare la pipì, se c'è lo zio ammalato, la signora con la mamma sembra a fianco. E poi ci sono quelli della solidarietà, quando ci mandate i soldi per cominciare, si scatenano tutti gli italiani contro i soldi li dovete dare a noi. Insomma, e questa cosa mi sta facendo vivere male anche questo piccolo spazio che ormai è piccolissimo, perché ci sono 200 persone più o meno. Che conosco tutti, tra l'altro, ne conosco migliaia, ma
Mi ha proprio stancato vedere quello che leggo. E poi leggo delle paccanerie che sono veramente, veramente oscene. Quindi noi continuiamo a cercare di fare questo gruppo che è quasi composto, voi forse lo ricordate, che siamo circa 70 quelli che hanno partecipato a questi incontri. E quindi faccio questa premessa perché questi incontri sono importanti, vengono visti, vengono guardati, soprattutto anche nei gruppi dove ci sono lingue straniere, ma italiane nel mondo ce ne sono parecchie. E veramente le tre righe che mi ha scritto Tendo, dispiacendosi che non aveva partecipato, come dice, non mi stai chiamando più, perché l'ultima volta non ha potuto partecipare, poi ha visto che abbiamo fatto altre cose, e così come Evan, scusatemi, perché queste cose sono poi alla fine quelle che mi danno forza. Possono essere due o tre persone soltanto, ma vale la pena continuare a fare delle cose. A questo proposito, ora era, lo dice a Tendo, legge, e Graziella legge la poesia lunga di Tendo e okay, poi la legge lui, quindi qua, annunciala. The aim of this meeting is to not lose humanity and kindness, especially during these days that the world is facing a lot of crudelity and wars and everything evil and bad. That's why the group is getting smaller and smaller, because Beppe wants only people that has these qualities. So Tendo, now you are going to read your poem, and then Graziella is going to read it in Italian. Thank you. Bye, Graziella. Yeah. Dama, Dio custode del popolo Dogon, di Tendo Taijin. In un luogo sacro, all'interno delle tende nere, chiuse e svolazzanti, lingue diverse suonavano nell'oscurità dell'autobus pieno di visitatori provenienti da tutto il mondo. Con due jeep all'inizio e alla fine, la nostra processione ha ballato attraverso il deserto, verso il tempio di Abu Simbel. Correre lungo una strada inaffidabile, illuminato solo da fari. Un crollo nel deserto sarebbe mortale, ecco perché sono arrivate anche le jeep, ha detto un passeggero in spagnolo. Mi sono alzato alle 3:30, alle 5 meno un quarto è arrivato un cestino con la colazione e ho portato nella hall dell'hotel Hall Character, dove alloggiava Agatha Christie, sulle rive del Nilo. Ho aspettato l'autobus all'ingresso con una coppia tedesca di Amburgo che avevo incontrato al ristorante. Non un'ombra si mosse fuori, l'ululato lontano dei cani selvaggi, un silenzio e desolazione antichi. 5 minuti dall'inizio del viaggio il convoglio si fermò. Sono state controllate le targhe e il numero dei passeggeri. Una volta ripreso, attraverso le tende nere ondeggianti, ho colto il primo assaggio del sole che getta un filo vermiglio oltre l'orizzonte del deserto nero come il getto. Man mano che il filo diventava più spesso, la temperatura iniziò a salire. Continuavo a lanciare sguardi obliqui fuori dalla finestra, ma non importa quanto siamo andati lontano. C'era altro che sabbia lungo l'orizzonte. Mai prima d'ora ero stato su una tale guida. Stavo dormendo. Improvvisamente l'autobus si fermò, le 9:30, diceva il mio orologio da polso. Mi metto cappello e occhiali da sole e con una bottiglia di plastica in mano ho seguito fuori i turisti puzzolenti di sudore. Un passo su un sentiero ben consumato attraverso il deserto incandescente. Il grande tempio di Abu Simbel per più di 4 anni a partire dal 1964. Le rocce che ospitavano le sue anime furono fatte a pezzi e si è mosso per far posto alla nuova diga di Aswan. In piedi, di fronte,
c'erano quattro statue di Ramses II e accanto a loro una porta aperta e inviolante. Cosa troverei dentro? Indisturbato, salii le scale di tubo metallico, trovandomi all'interno di una cupola di travi d'acciaio che teneva alto il tetto del tempio. Assicurandomi che non ci fosse nessun altro, ho cominciato a gridare piano, gettando la mia voce all'interno. Ma per quanto mi sforzassi, non c'è stata risposta all'interno del vaso vuoto. Mi sono trasferito in quel punto, nel grande tempio che aveva perso il grande, sacro potere degli antichi dei. Forse nessuno li aveva chiamati e nessuno se n'era accorto affatto. Improvvisamente ho sentito un motore, una barca apparve davanti al tempio. I turisti stavano salutando mentre avanzavano. Da dove venivano? Dove stavano andando? La guida giapponese non aveva niente da dire. Il sole splendeva in alto, sotto non c'era niente che interrompesse i suoi raggi. Tutti i turisti sono saliti a bordo dell'autobus in silenzio e il convoglio tornò ad Assuan, lungo lo stesso percorso da dove era venuto con tanta cura. Al di là del deserto, brillantemente riflettente, l'orizzonte lontano e oltre. Un'oasi, un'oasi! Improvvisamente gridò la nostra giovane guida nubiana. L'autobus si fermò e i passeggeri addormentati si riversarono fuori nella calda sabbia del deserto, spingendosi l'un l'altro da parte, indicando le case appena visibili in lontananza. Hanno gridato tutti insieme: è un miraggio, un miraggio! Vecchi racconti parlano di miraggi formati dalle bollicine che salivano dalle grandi vongole in mare. Se era questo, allora mostrami il grande tempio sotto il mare, sussurrò l'unico viaggiatore asiatico ancora seduto all'interno. Grazie. Ecco, tendo ora ce la legge in Giappone. Se naruchi ni yami no naka ni kotonaru kotoba no hibiki tobikau kuroi katen de tozasareta basu wa sekai kara no kankou kyaku de mansaki jengo o jeep de hasanda tairetsu wa 砂ぼこり舞い上げ、アブシンベル神殿へ。ヘッドライドの明かりだけを頼りに道なき道をエンジンを震わせ疾走していく。この砂漠で車が故障したら、死に至るのでジープが帯同しているのだとスペイン語を話す乗客の声。 朝3時半起床、4時5分前、部屋の扉の前に届けられた朝食用のバスケットを持ち、フロント前に。ここはアスワン。ナイル川のほとりに立つ、オールドカタラクトホテル。推理小説家、アガサ・クリスティの常宿。レストランで知り合った、 ハンブルグ在住のドイツ人夫妻と共に、ホテルの玄関前でバスを待つ。影は一つも動かず、野犬の遠吠えを聞き、古代からの静寂と、索縛感と味わう。出発して5分、通過する車両すべてが停止させられ、 検問は車両番号と人数チェック。動き出したバスの黒いカーテンの隙間から、漆黒の砂漠の地平線に太陽が一本の朱糸の線を引くのを初めて見た。糸が太くなるにつれて、車内の気温が上昇。いくら走っても走っても、
でも見渡す限り砂ばかりの紙幣船を横目に眺めながら走り続ける車に今まで一度も乗ったことがない。いつの間に寝たのかバスは止まり、腕時計は9時半。帽子とサングラス等を身につけ、大衆の強い白人たちに続いてペットボトルを手に持ち、灼熱の砂漠の踏み固まった道を歩き始めた。1964年から4年余り、新しいアスワンダム建設のために魂が宿る巨岩を切り分けされ、移築されたアブ・シンベル神殿。正面に4体のラムセス2世像の横に、招くように開け放たれた扉。その先には何があるのか。誰にも止められず、パイプ階段を上り詰めると、ここは鉄筋で組まれた神殿天頂部のドーム。人気のないのを確かめ、静かに声を打ち込み始めた。しかし、いくら声を打ち込み続けても、答えは返ってこないただの空の器。この場に遺跡された大神殿には、古代の神々の聖なる偉大な力は、どこにもないと今まで気づかないのは、誰も声を打ち込まなかったから。突然大神殿の前に、エンジン音を響かせた客船が姿現し、乗船客は手を振りながら消えていく。あの船は、どこから来てどこへ行くのか、日本の旅行案内書のどこにも書いていない。頭上の輝く日の下、遮るものは何もなく、乗客の誰もが無言のままバスに乗り、ひたすら来た道を車列はアスワンに戻る。強く照り返す砂漠の遥かに見える地平線の先、突然、わし、わし、と、同乗の若いヌビア人ガイドが叫ぶ。寝ていた乗客たちは、停車した車から、我先にと、熱い砂地に降り立つ。遠くに、おぼろげに見える家々を指さし、ミラージュ、ミラージュ、と、口々に叫ぶ。これが噂の蜃気楼なら、水中に沈められた神殿を見せてくれと、車中、ただ一人のアジア人は、つぶやいた。終わります。Grazie, grazie, bello. Era impressionante, impressionante sentirla in lingua originale, mamma mia. Ma poi lui ha una scuola di lettura, nel senso che insegna a leggere agli studenti, insomma, a chi fa poesia. Allora, Era, devi chiedermi una cosa. Tendo è stato a Milano, o a Genova, non mi ricordo, un festival importante di poesia una decina d'anni fa. Have you been in one festival in Italy many years ago? In which city? No. Italia no. Italia nunca no. Allora ha conosciuto. This year is November. I'm going to festival di Taiwan. Okay. Andrà al Festival di Taiwan. Ah, perché ha conosciuto allora un artista italiano, perché mi ha dato una cosa quando ci siamo incontrati. Allora devi dire soltanto che lui mandasse un po' di poesie in inglese, perché in inglese ce li ha.
e li facciamo tradurre da Nora. Okay. Would you please send us to Beppe or to me some of your poems written in English so to translate them into Italian? Thank you. Va bene, sì. Tutte quelle che vuole, non c'è problema. Abbiamo tempo per la giornata mondiale della poesia. Mostly for the World Poetry Day. So. Perché un po' ce li ho, le abbiamo già tradotte. You can send whatever you want. Like. Mm-hmm. Deve mandare anche la versione in giapponese. You have also, along with them, with the English version, in Japanese. Sì. Mettendoci dei numeri, uno. But please put some numbers, like the first one. Numerandoli, in modo che io stesso mi regolo, perché il giapponese è molto più facile. Vi sembrerà stranissimo, ma è una lingua facile. Allora, Daniela Dante, stiamo per pubblicare un libro di Daniela Dante, che forse è il quarto, vero, dei tuoi libri. Daniela. Che bella notizia. Con raccomandazione. Daniela is going to publish her fourth. Con raccomandazione che quando pubblicate con certe case editrici, tipo Pagine, ecco, toglietelo dalla biografia, perché vi ammazza la biografia, non la moltiplica, la deprime. Quindi mettere solo le cose più importanti, quindi quando sono delle case editrici truffaldine specialmente, è meglio non metterla. Meno uno ne mette, perché uno dice Daniela Dante chi è? Allora la domanda è, chi è Daniela Dante? Sei ignorante tu che non lo sai. Perché oggi con la rete anche Daniela Dante è un personaggio importante. Buonasera signora, tanti auguri per grazie. Il suo compleanno. Grazie. No! Sì. È passato. Happy birthday. È stato a maggio. A maggio. In me, ok. Allora, vai, attrice. Spero che ti ho fatto gli auguri. Sì, tu me li hai fatti gli auguri, okay. Sì, ma tante persone mi hanno fatto gli auguri. Attrice, bellina. Okay. Porno diva, eccetera. Porno diva, sì, sì. Quello è il primo. leggo qualcosa? Certo. Questo, ecco. Allora, per prima leggo Abito le parole. Va bene. Abito le parole. Respiro i silenzi. Danno un senso a quello che sta oltre, tra una parola e l'altra. Aria. La donna guarda i piccioni, sorride. E mio cuore è rugiada, pioggia dentro. Abito le parole, consolazione, abbraccio, terra fertile. Vesto le parole, fuga, restare, finito, infinito. Un uomo mette fiori sulla tomba d'un figlio non suo, lì, accanto al suo. Abito le parole, ne faccio parte, cura, tenerezza, umanità. Scrivo per vivere, per non scordare. E poi ne leggo una che ho dedicato a Jack Hirschman, che avevo già letto nel giorno in cui l'abbiamo ricordato. Però mi sembra giusto che nella tenerezza ci sia anche un accogliere chi non c'è. Brava. Non può essere meno di un fiume, né meno di un sogno in cui tutti gli arcobaleni si stendono come fuoco sulla terra. E una lingua attraversa gli oceani come un battito d'ala. Non può essere che la morte, la tua, la nostra, si fermino oltre la frontiera del tempo. C'è un tocco di vita distesa che ci inonda come bronzo, come l'oro d'un tramonto. C'è un tocco più brillante del mare. Chiude dentro i nostri occhi il tuo sorriso. I nostri corpi stanno lì, dentro la tenerezza della tua parola,
dentro la tua rabbia, mugghia più di un mare in tempesta, dentro la tua lingua che è anima stesa nella beatitudine di un sogno. A me non l'hai dedicata una. Ma tu sei vivo, ti ho dedicato l'introduzione al paragrafo che riguarda l'amore. Allora, che mi ha detto no, ho detto no. Preparati. Devo proprio mettere lui, non posso mettere un altro autore come introduzione. Sai che conviene morire, perché arrivano un sacco di amici, di gente che ti vuole bene. Ora diventi più famoso. No, no. Ascolta, conviene vivere e cerca di vivere. Che allora, tu sei il nostro collante. Sì, allora quello che ho detto attendo adesso vale per tutti voi di preparare due poesie che verranno tradotte in inglese per fare l'antologia per la giornata mondiale della poesia. Poi ok, Ivan, the only let's see, the only thing, the same thing that I told to Tando regarding the poems. For the World Poetry Day, it will be also for us. Like all of us need to have like two poems and send them so we can translate in. But I think you will do it in English, but to translate in Italian for the anthology. Mm-hmm. Okay. Va bene. Allora, Simone. Sì, Simone Principe. Eccomi, Beppe. Allora, la prima si intitola Ragazza, è dedicata a Giulia Tramontano, tutti la conosciamo per la triste vicenda. Sì, purtroppo. E si intitola così perché purtroppo non è l'unica, allora... se lo so, è una guerra... Purtroppo sì. Ragazza, in un amore hai cercato vita e nella vita... In te l'amore, che non si schiude, conosce solo un suono, mamma, sarà sempre la sua ninna nanna, e per te sarà insieme, dove il male non arriva, dove eternità è quel cordone mai tagliato. E poi la cosa più brutta è che dicono che la vita che portava, insomma, in grembo non contasse perché non era ancora nato il bambino. La uccidono due volte, insomma, dicendo così. Sì, sì, sì. Vabbè. E l'altra si intitola La tua dolcezza. Trattenere le lacrime e sommergere il cuore in acque di amarezza, a stento affiato per cercare altro ossigeno, quando abbraccio con lo sguardo la tua dolcezza, che scuote più di un terremoto, provando a non piangere. La gola stretta dalla mano del dispiacere, blocca l'aria che prolunga l'angoscia. Vorrei che ad ogni tuo passo nasca un fiore, in quella terra arida che non ti merita. Ne puoi leggere anche altre, Simone. Leggo un'altra, va bene, Beppe? Le tue sono brevi come la tua vita ancora. Finito fanciullo, bambino dallo sguardo fermo, mi osserva, intravedo me stesso, sporco, impaurito, deluso, ha smesso di crescere per non avere anni che pesano e nulla da ricevere, ha già piedi nudi, radici nella terra, mani piccole per aggrapparsi ai raggi del sole, non brucia ancora, invisibili, ha vestiti su misura, ma non grandi tasche per i sogni, passeggiando li posa su rami che attendono la primavera, guarda penderli a testa in giù, mentre in cielo sorvola l'infinito e nel mio riflesso il finito fanciullo. Allora era... Grazie. Grazie a te. Ok. My two poems. Sì, leggili okay. In inglese, per favore, okay. Sì. Ever seeking shadows.
If I possess the means, I could achieve it, but should I achieve it, I would abstain. The human being, a species complex and profound, ever in pursuit of the unattainable. Yet when the unattainable turns possible, they yearn for it no more, whether it be for possessions or emotions, whether it be for hatred or love. Perpetually seeking their elusive selves, bound to forever wander, never to find. Questa era la prima. E aspetta, è ombre incessantemente alla ricerca, no? Mm-hmm. E allora te la leggo, perché visto che me l'hai mandata tardi, se sì. possedessi i mezzi, potrei realizzarlo, ma se lo realizzassi, mi asserrei. L'essere umano, una specie complessa e profonda, sempre alla ricerca di un'inattività. Ma quando l'inattività diventa possibile, non ne bramano più che si tratta di possedimento o emozioni, che si tratta di odio o amore, incessantemente in cerca del proprio io, destinati a vagare per sempre, senza mai trovare. Grazie. Ora leggi l'altra, La sapienza velata. Sì. Veiled wisdom. The wisdom of unknowing, an elusive rarity, yet many assume, presumptuously, they possess all knowledge, human perception, declaring themselves divine, wearing the mantle of omniscience, and where that is true unawareness, the true wisdom is found. These are. È entrato l'amico Vito. Vito. Buonasera Vito. Ciao a tutti, scusate il ritardo, mi hanno trattenuto altrove. Ah, è la seconda poesia di Era sotto mano? No? No. Vabbè, la leggo io, pazienza, devi accettare. Sapienza velata, la saggezza dell'ignoranza, una rarità sfuggente, ma molti presumono presuntuosamente di possedere ogni conoscenza, presunzione umana, dichiarandosi divini, indossando il mantello dell'onniscienza, ignari che è attraverso l'ignoranza che si trova la vera saggezza. Vedi, era un po' arrabbiata. Va bene. Allora. C'è sapore di Beppe lì dentro. Come? C'è sapore di Beppe Costa della tua. Va bene. Senti, Vito, nella sintesi abbiamo solo detto di preparare due poesie italiane che le traduciamo in inglese. In inglese che le traduciamo in italiano per l'antologia della Giornata Mondiale della Poesia. Non possiamo non farla, giusto? Okay. Abbiamo tutto il tempo possibile, quindi lo dico anche a te. Vediamo che faccio seria uno del lavoro che l'ha data all'Inps. Ma non è seria, è un altro l'aggettivo, ma non lo dico. Inculcata. Mettiamola così. Senti, e l'altra cosa che dicevo, fatemi la cortesia, diffondete tutto questo posto di Venapro, perché mi gioco, come si dice, la cosa. E lì sono stato benissimo, è stata sempre una bella presenza, ma certamente stavolta Francesco non c'è. Ti ricorderai anche tu che abbiamo dedicato una giornata a Francesco. Questa volta con tutte le mie forze sto organizzando questa cosa a Venapro con due ragazze, fra l'altro, del luogo, la sorella e la cugina di Francesco, quindi che non di fare brutta figura, per carità, ma speriamo che ci sia, dato che è un programma favoloso. Ho unito Marco Cinque, Marco Suvenicio, su Barbara Alberti, non so più che altro portare, e Denise De Giglio, che è una ragazza pugliese che ho scoperto grazie a voi. Allora, eravamo arrivati a Ivan, ecco, no?
non ce lo facciamo mancare, io. Facciamo come abbiamo fatto prima. Prima in italiano da Graziella, che sta risultando anche un'ottima collaboratrice, lettrice. Vabbè, gli faccio la pubblicità, quindi. Graziella, sorriso, si è bloccato tutto? Ok, ora sta registrando. Volendo possiamo andare avanti. Era il programma, tu? È impossibile avviare. No, no, c'è la registrazione. Beppe, ti sentiamo adesso però. La registrazione c'è. No. Non sì, 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 la, sì, sì, la registrazione c'è, c'è. Ah, ok. Andate avanti. Ok. Ivan? Credo che... Ivan, you can read your poems. Okay, first poem to the musical Americano, Miles Davis. Miles. Jazz bow baby, devil in a diaper. Horns on head, does not play with others until late in life. Grim murder of jazz status quo. The chalk outline goes forever. Secondo. Love and memories in the future fire. Many years ago, when I posed for that picture, I should have thought, someday I am going to look so young in this picture. I also should have thought that these clothes are going to look so old, but so rocking cool. Many years ago, when I proudly posed for that picture, I should have thought, one day this beautiful car will not exist, nor will there be gasoline for it. Many years ago, when we pushed together for that reunion picture, I should have thought, it's going to be piercing hell to point out the friends that passed on. Many years ago, when I posed for that graduation picture, I should have thought, I'm going to miss the man taking this picture. Here and now, and from this better time, I am looking at the wedding photo album of the girls in wedding gowns and the young men in tuxedos. With all those optimistic drink toasts, how could one ring be so unlucky? And a second gold ring years later be the key to decades of true partnership. Many years ago, when I took my two-year-old daughter's picture, why would I have not imagined the miracle of her own family and my own, on my knees, gratitude. Grazie. Grazie. That's a thing. Vito. Sì. E siccome appunto c'è stata questa cosa qua, è stata letta in italiano, cioè quella di Ivan? No, la devo leggere io. Ecco, allora Graziella, sì. Poi non era mai successo, ho protestato. Myers, Miglia, di Ivan Myquest, traduzione di Nora Camatro. Baby Jetsbo, diavolo in pannolino, corna sulla testa, non suona bene con gli altri fino a tarda età. Il truce omicidio dello status quo del jazz, la sagoma di gesto, va all'infinito. E questa è la prima. Amore e memorie del fuoco futuro, traduzione di Nora Capomastro. Molti anni fa, quando posai per quella fotografia, avrei dovuto pensare, un giorno sembrerò così giovane in questa immagine, avrei anche dovuto pensare, questi vestiti sembreranno così vecchi, ma anche così fighi e retrò. Molti anni fa, quando posai orgogliosamente per quella fotografia, avrei dovuto pensare, un giorno questa bellissima macchina non esisterà
né ci sarà benzina per rifornirla. Molti anni fa, quando ci siamo stretti insieme per quella fotografia di gruppo, avrei dovuto pensare: sarà un inferno lacerante notare gli amici che non ci sono più. Molti anni fa, quando posai per quella fotografia di laurea, avrei dovuto pensare: mi mancherà l'uomo che sta scattando questa foto. Qui e ora, e da questo tempo migliore, sto guardando l'album delle foto di nozze, delle ragazze in abiti da sposa e di giovani uomini smoking, con tutti quei bei brindisi ottimisti. Come può essere un anello così sfortunato? È un secondo anello, anni dopo, essere la chiave di decenni di autentica unione. Molti anni fa, quando ho scattato una foto a mia figlia di 2 anni, perché non avrei immaginato il miracolo di una sua propria famiglia e la mia stessa sulle mie ginocchia. Gratitudine. Grazie, grazie Ela. Prego Ivan, è stato un piacere. Bellissima. Bentornato Ucco. Uke Zenel. Ciao Zenel. Allora, no, you brother. Ma possibile? È tuo papà. Ho chiesto la mano di tua figlia, ma dici che è tua, nonno mi ha detto devi chiedere a papà. Vabbè. Ci deve sposare tutti e tre. Allora, senti, dì a papà che può leggere le poesie che mi ha mandato e poi Vito dovrebbe... È solo una poesia, però è divisa in... Sì. Ok. Tu me l'hai mandata all'ultimo momento, grazie. Sì, perché anche lui me l'ha mandato all'ultimo momento. Siamo una famiglia all'ultimo momento. Sì, è una famiglia dell'ultimo momento, va bene. Allora. Oh, come ci va a fare nel... Rada, jo të për të lexuar në anglisht poezinë tënde. Anglisht? Po. The title of my poem is When You Fail to Live Life. Sleep and life, the draft, killing rivers. Life and sleep, the river's draft, scorching paths, burning waters, waves and flows. Life in a swamp, a flower thrust in jail, its fragrance forgotten in the mountain, its color converted into a monk. Life in fear, a sun slashed with a knife, blood drips instead of life, its warmth tainted, its glow diminished, a donkey tethered to a rope. Life in darkness, an apple worm-ridden, riddled with holes, repulsive, unharvestable, inedible, unsellable, unbought, it merely decays and cleverly conceals. Life in slavery, a shit beneath the ruler's boots, causing flowers and grass to vomit, deserving neither resentment nor freedom. Life in toilet, defection spread from toilet to toilet, neither dogs nor hands nor flies feed on it,
neither gun nor arrow nor spear dirties the eyes to look at it. Freedom, wretched, poor, homeless, shabby, orphaned, alone, dogs and mice grip her by the throat, breathless, she can't even weep or moan. Thank you very much. La tenerezza. Bravo. La tenerezza. Vito, ci sei? Sì. Bene. La leggo in italiano. Grazie. Quando non riesci a vivere la vita, dormire nella vita, la siccità uccide i fiumi, la vita nel sonno, la siccità dei fiumi, brucianti letti e rive, acque, onde e flussi che bruciano, la vita nella palude, un fiore imprigionato, il suo profumo dimenticato nella montagna, il suo colore trasformato in un monaco. La vita nella paura, un sole squarciato da un coltello, gocce di sangue al posto della vita, il suo calore contaminato, il suo splendore offuscato, un asino legato a una corda. La vita nell'oscurità, una mela verminosa, colma di buchi, sgradevole, non può essere raccolta, mangiata, venduta o comprata, semplicemente marcisce e si cela astutamente. La vita in schiavitù, una merda, sotto gli stivali del dominatore, provocando vomito ai fiori e all'erba, non meritando né rancore né libertà. La vita nella toilette, defecazione, diffusa, da toilette a toilette. Né cani né galline né mosche se ne nutrono, né pistola né freccia né lancia sporca gli occhi a guardarla. La libertà, misera, povera, senza tetto, trasandata, orfana, sola. Cani e topi la stringono alla gola, senza fiato. Non può neanche piangere o gemere. Thank you, brother. Bellissima. Thank you. Hugh era, credo che papà stia vivendo un momento da una parte gioioso, ma gli ultimi fatti del Kosovo credo che lo stiano colpendo, perché lui l'ha vissuto da giovane dei momenti terribili, come sì, sapete. Anche la sua città di origine è vicino. Sì, lo capisco da tanti pezzetti che sta scrivendo in questi giorni. È un continuo, infatti, uno mette cuoricine dovrebbe mettere lacrime, però purtroppo è questa la società. Io lo ringrazio di riportarci sulla terra. Ma sai che cos'è? L'Albania voleva essere la grande Albania, ma si sta svuotando. Gli albanesi sono dappertutto, sono in Macedonia, sono in Serbia, sono in Grecia. E come dicevo l'altra volta, ancora non è stato firmato nessun trattato di pace. Boh, non so bene. L'ONU ci vede male, anzi non vede affatto, oppure fa solo affare con le armi, che fa aumentare il PIL dell'Occidente, di tutto l'Occidente. Va bene, ma questa non è una conversazione politica, non è un incontro politico, però la poesia è politica, è rivoluzione. Quindi grazie di esserci. Grazie. Allora, sì. Non, allora Vito, scusami Vito, Vito ormai è un poeta affermato in tutto il mondo. Ma quando mai? Si bisceglie. Ha fatto una cosa tanto bella l'anno scorso che non gliel'hanno fatta ripetere.
pensa a te, capito? Ha fermato in tutto il mondo. L'hanno fatto entrare perché ha fatto una cosa bella, ha portato Beppe Rossa. Forse voleva portare qualche altro poeta come ospite d'onore, ma sicuramente sarebbero rattristate molti altri poeti, forse, perché dovunque vado diventa deserto, sembrano tutti contenti, ma vado io invece di portare gioia, tenerezza e altre cose, porto disagio. Va bene, e vuol dire che sono utile a qualche cosa. Dio ti benedica. Il tutto con carne e sangue, cosa vuoi leggere? Qualcosa di velenoso di questi giorni? No. No, di velenoso no, l'ho pubblicato già qualcosa di velenoso. Sì, già c'è bastato un. Sì. Va bene. Da carne e sangue vi leggo Sarà sera. Si sta male qui, come stesi su una spiaggia calcata, quando non c'è più spazio per le ombre. E il sorriso di chi sfiori è una bestemmia. Restare lo impone la stagione, come il richiamo di palle di neve, irrefrenabile anche a mani nude. Si sta male qui, come dentro un abito logoro, come addosso a un albero ritorto, come in cima, senza mai esserci arrivati. Accompagna questa mia litania, Trimalchione della dignità, che le tue offerte non mi sono nuove, è il ricatto dell'alternativa che non c'è, ma sarà sera sulla spiaggia e primavera già sotto la neve, l'ombra figlia naturale di un tramonto e il silenzio sibilo di preghiera. Grazie. E no, un'altra, che così te ne vai. Ah, ok. Ok, allora vi infastidisco per un'altra ventina di secondi. Questa l'ho recentemente scritta e recentemente pubblicata, è corta. Sintesi inutile di un battito cardiaco, non dà tregua, così frazioni il tempo, tentandone il controllo, sperando restituisca a te stesso. In briciole sempre più atomizzate che non ti tengono lontano dalla fine. Solo l'anima riduce a particelle la sua essenza e più rapidamente t'abbandona. Prima che lo dimentico, ora si prepari Graziella, prima che lo dimentico è un invito a tutti, chi vuole scrivere su cinema, su poesia, su letteratura, eccetera, c'è il mio spazio. Quindi Daniela, che ha provato a scrivere una cosa su, senza, non lascia stare i critici, i poeti si esprimono meglio, vanno più diretti, non devono fare bella figura con le parole difficili che non capiscono, perché se uno va nel passato vedi i critici di tanti anni fa, anche se scrivevano 20 pagine non erano tutte molto, molto semplici, molto chiare, perché parlavano degli autori. Oggi i critici parlano di se stessi. Devono, tutto sommato, hai visto la differenza fra Marco V e un altro qualsiasi? È enorme da questo punto di vista. Quindi spesso poter fare... Ecco, magari ti mando il PDF di Graziella, e puoi scrivere Daniela, può scrivere anche Simone già l'ha fatto, parlo un po' di più, visto ti serve molto più leggere Simone che non scrivere, leggere per scrivere, insomma, per poter scrivere anche sul cinema, sulla società, quello che volete, non facciamo morire questo blog. Io avevo invitato Citrungo, questo autore vietnamita, ma lui non se la sente, non ha mai fatto cose online, non riesce a fare, però può darsi, se riesce il progetto di incontrarci sarà una cosa bella, questo avevo detto all'inizio. Adesso Graziella, che è l'unica adolescente che con le poesie alla Neruda, di Neruda quando aveva 13 anni, e ci, sì, e penso che ci dia tutta tenerezza.
in questo, la sua poesia, Emozioni in rosso. Da Emozioni in rosso. Ecco, legge dal libro, sì. Allora, abbracciami. Abbracciami, oltre il confine del tuo profilo, lì dove termina la mente e comincia il cuore. Il respiro si espande e il petto sussulta al suono dei battiti. Stringimi, a celare sguardi che feriscono, a donare la certezza d'esserci, ancorarsi a solidi attracchi per non perdersi. Abbracciami e la vita non avrà più tempo, solo istanti immensi e ali per volare. Fondersi l'anima nuda, fondere labbra assetate, cogliersi crespe e sentirle sulla pelle, chiudere gli occhi e viversi altrove. Bene, no, continua, verso un'altra botta di margherite. Non sono margherite. Dormirti dentro. Vorrei dormirti dentro, cullarmi al suono dei tuoi ritmi, sentirmi vita nella tua vita, scorrere calda e fluida linfa, giungerti al cuore, dalle tue labbra udire parole mai dette e sulla lingua coglierne voglie, strapparti silenzio e risorgere fra derma e carne. Vorrei essere quel che mancava e hai trovato ad un palmo dall'anima. Fine. Un'altra, Simona, così per Simone può essere utile, le dedica alla fede. Fai una cosa, gli indirizzi li vedi quando io mando le mail, segnatevi gli indirizzi e le mail, perché io non sono eterno, quindi in modo che possiate continuare. E poi tu mandi il PDF a Simona, a Daniela, no, Vito, forse c'è il libro visto che ti sta vicino. Così scrivono anche su te. Vedete che è una cosa che fanno tutti, anche l'ultima, quella pure non l'ho trovata perché se vede se ne è accorta, l'ha cancellato. Tra l'altro è una laureata a Dallas che sa tante lingue, quella della sorca, che il vento sorcava. Ma io non l'ho capita quella lì. Non l'ho capita cos'è. Allora, siccome l'ha scritto due volte, non poteva essere T9, sorca, non te lo scrive. Il vento sorca. Non si sarebbe scritto. Ma secondo me era senza slip e il vento quindi sorcava. Non era. Allora, sono di sotto, c'è una poesia d'amore ancora per Sella, d'amore. Oh. Se lo leggo tutti. E poi Sara me ne racconta una del vecchio. Sara, leggerai una poesia perché siccome mi ha fatto la spesa, ogni volta che viene fa la spesa. Allora, leggi una poesia. Ma quella lì è bellissima. Legge una poesia per favore, sia del vecchio, perché lei ne ha scritta una sul vecchio, dicendo che era quasi della stessa età, eccetera. Così magari il prossimo mese viene perché il frigo è vuoto di nuovo. torno, stai tranquillo. Torno, ma questa volta porto solo gelato. Ma guarda che bella immagine, ma che hai cambiato computer, casa. Cioè, guarda come si vede bene. Bene. Vero? Sì, si vede bene. Benissimo. Ti hanno messo i coso, l'acceleratore, i giga. Attenti i giga perché a questa età possono far danno. Graziella, grazie. Il tuo corpo. Ecco, sapevo io. Cambio argomento, non so. Ne trovo una cosa. L'anima. L'anima è pure, il corpo è tagliato. Anche. Il tuo corpo, un giardino in cui perdersi, ritrovarsi e perdersi ancora, per il gusto di un incontro, respirarsi e sentirsi in natura,
toccarsi, viversi. Il tuo corpo, il giaciglio dove morire e mille volte rinascere, scavarti a mani nude e nutrirti in silenzio. Il tuo corpo, veste di silenzi, nel rifugio sconfinato dell'anima mia. Bene, grazie. Sara, dai, ora che ti vedevo bene, sparita. No, ci sono. Aspetta. Ma vedo allora, qui. Chiamo allora, Sara e vedo Danita. Allora, ecco. Io, siccome per il tema ho provato a variare, cioè sia l'amore a diversi livelli, la tenerezza a diversi livelli, questa è per un poeta che conosco. Ascolto come fosse mia, per sangue, per terra calpestata e sudore freddo delle morti scampate. Sulla tua bocca di buon poeta, di antico combattente, da parole scartavetrate e gesti di farfalle a disseminare amore. La tua poesia scorre come fiume antico, lo raccolgo tutto nel cavo breve del palmo e ne aspiro a sorsi i futuri fulgidi semi. Questo è per un amico poeta, non faccio nomi. Grazie. Senti, allora dico una cosa a Simone, visto che Antonio non è venuto. Simone, io sono disponibile, sì. non tanto a Isernia, ma anche in altri paesi, a Campobasso, dove vuoi, per il tuo libro. E uno ti dà una mano, no? Tanto io non ho impegni, quindi fino al 30. Quindi parlane con Antonio. Ah, va benissimo, sì. La mia intenzione era quella lì di fare qualche cosa, non necessariamente a Isernia, ma anche anche per Signor No, anche le poesie contro la guerra. Uniamo un po' di giovani, anche in un bar, ormai ci sono poeti in tutto il mondo che vanno nei bar a leggere poesie in cambio di un caffè. Purtroppo a Isernia a livello di cultura si fa poco e niente, non solo per la poesia, quindi ma guarda, ci sono bisogna vedere in altri paesini qui vicino, sì, che sì. C'hanno poi. Guarda, ne parlo con Virginia. Sono molto belli. Poi, guarda, sono sempre le donne che fanno, eh? Quindi Antonio, però meglio parlo con Virginia o con qualche altro, almeno, perché in effetti sono sempre le donne che hanno più capacità di coinvolgere le persone. C'è Poggio San Vito, mi pare, che è un paese di 500 abitanti, ma che fa più cultura di Campobasso, per dire. Non è, sì, è vero, i paesini sono molto più sviluppati per questo. E in tutto il Molise c'è una serie di iniziative sui libri, i libri sotto gli alberi, i libri nelle panchine, non so se ne hai sentito parlare. Va bene, allora ragazzi... Macchia che... Godena. Sì, sì, sì. Ne parlo, insomma, si può fare l'estate, sì, sì, pesca, sì. Io non c'ho problemi, se Marcello viene, che gli piace, anche lui è curioso, gli piace andare, perché purtroppo non posso camminare troppo. Va bene ragazzi, voglio vedere. Benissimo. Vediamo un attimo tutto, le vedo tutti, siamo in 10, vabbè. E c'è qualcuno che ha l'ultima poesia inciampata che voleva dire? Io potrei averne una. Ecco. O ce n'ho uno del Kosovo oppure una brevissima, che si intitola Miraggio. Quella del Kosovo. Lo mangia all'Albania, bene. Sì, diciamo. Anche perché ti hanno premiato a Kosovo. Sì, ben due volte. La cartolina, sì. No, una volta mi hanno dato anche i soldi, una volta. La seconda volta me li hanno promessi. E ritorno a casa. Torno a casa. Sto nel minuto, nella piccola cura. Nel pulire oggetti dimenticati, vederli tornare alla luce pare bianco da calma. Dentro me si mastica l'emozione del viaggio, occhi più grandi e cuore più liquido. Dopo quelle tombe sul ciglio del prato incolto, radici di giovani vite, luci spente di guerre. Vacanza breve la mia, fatica di strada. Percorsi di umanità condivisa, caldo, vicinanza di corpi e incontri
così densi, fatti di occhi negli occhi, fatti di pudore nel dolore, di ferite che non rimarginano, ma aprono all'altro, della magia di essere io quell'altro, viaggio di lacrime e comunanza, torno a casa, nel mondo con me, più sorelle, più fratelli, più luce. Grazie. Volevo dirvi due cose allora, nel senso pregherei, Vito che ormai ha tante cose da fare, di seguire soprattutto Tendo eventualmente nelle comunicazioni, era invece di capire perché Luan è la seconda o la terza volta che lo invito non c'è, non so, so che stava a Tirana, che c'era qualche problema di qualche parente ammalato, insomma, seguilo. L'altra, la notizia invece piacevole, non so se lo sapete, che in Puglia, a Giovinazzo, è stato premiato Nicollo Loca. È venuto? Sì, sì. Vito, è venuto? Nicollo? No, no, non era presente, no, non c'era. Vabbè, comunque è una cosa bella, no? Quindi tieni contatti con Nicole, con Nicole e con Luan, era. Quindi ognuno di noi, c'è, Nora sta seguendo e sta traducendo, sia Evan e già l'hanno fatta automaticamente senza che io abbia detto nulla. Evan ha mandato direttamente, brevissimo, Evan con Nora Capomastro, che non sta molto bene, quindi non è presente, però il fatto di tradurre le fa piacere. Poi ci abbiamo, quindi abbiamo diverse persone che sanno l'inglese. Adesso dovremmo fare quella cosa che dicevo prima, due poesie di ciascuno di voi, me compreso in questo caso, di Simone, di Daniela, di Sara, in inglese, e io poi ve li divido un po' ciascuno. Qualcuno la traduce Vito, qualcuno era, insomma, e le rivediamo tutti quanti. Ci sono 8 mesi di tempo, quindi tutto il tempo c'è, però prima le mandate, non all'ultimo momento come fanno alcuni, va bene. E poi pregherei l'ultima cosa, che quando vi invito rispondete alle mail, perché così mi accorgo che qualche volta la mail non arriva. Infatti credo che a Simone la prima volta non è arrivata, così come ad Antonio me l'ha chiesto di nuovo, gliel'ho mandata 3 volte, non una volta. Quindi, perché probabilmente non riescono a leggere, siccome io non ci vedo bene, chiaramente l'ultima volta ho fatto un errore, ho scritto il 9 anziché 8, ho scritto 18:30 anziché 19:30, perché non vedo più i numeri, anche perché non ho più bisogno di soldi, prima li vedevo perché avevo bisogno di soldi, questi numeri non ho. Chiudiamo con questa barzelletta. Con questa barzelletta, allora, il 30 giugno sono a Benapro e poi a luglio sarò in Puglia. Poche cose, ma come si dice, buone. Speriamo di poter fare poi un incontro, sicuramente quello della Giornata Mondiale della Poesia, sicuramente lo faremo come sempre in libreria. Per il resto vi abbraccio tutti, aprite i microfoni, fate un po' di casino. Battetevi le mani da soli. Il video. Ciao, grazie. Il video. Ciao a tutti. Il video ciao con tutti. Le nostre musiche. Lo preparo. E il giorno 10 lo mettiamo in nego. Aiutate a rendere Venato. Sì. Vi abbraccio a tutti. Ciao. Abbraccio. Ciao. Vito, ti ho mandato a Rabal. Oh. L'hai ricevuto? Mi hai mandato a Rabal, lui sì, direttamente. Sì, l'hai ricevuto. Sì, l'ho appena visto. Appena ho staccato, l'ho visto. L'ultima cosa, sto praticamente scannerizzando i libri esauriti in modo dire che, una cosa a Vito, ma in modo che li possiamo regalare,
così. Ma quelli li vuoi ripubblicare come facciamo noi o solo in formato elettronico? Potrei anche pubblicare, ora se mi c'è il centenario di Repinino, lo stanno facendo all'università, quindi poi lo farà un giornalista, Andrea Giulio, lo farà a Terni. Il Repellino, però non si vendono. Vabbè, dai, poi ne parliamo bene. Di poesia non si vende, quindi ormai è gratis, diamolo gratis. Almeno l'americano Ivan c'ha il PDF, che va bene, va meglio, va bene. Ok. Sì, anche a Tenno possiamo darle credo. Tendo un grande abbraccio particolare a Tenno. Sì, grazie. Perché mi scrive le tue. Tendo! Sì, perfetto. Che sono dolcissimo. Ciao. Un essere geloso. Sì, grazie. Era andata. Era se n'è scappato. Scusa, una domanda volevo farti. Sì, Beppe, parla. Ma per quanto riguarda i due testi in inglese per l'antologia, c'è un tema No, non c'è un tema. Ah, non c'è un tema. Libero, ognuno scrive quello che vuole. Lasciamo prestare i temi. Perché tanto le persone intelligenti sappiamo se dove battono, sempre rivoluzionari sono. Quindi Graziella è scappata pure? Sì, non c'è. Perfetto. Daniela, dovevi dirmi qualcosa? Sì, che mi hanno dato un volumetto della CGL vecchio sulla Puglia con degli inserti dentro. Non so se ti può interessare. Volevo vedere se lo trovavo. Comunque in qualche modo quando vengo giù io lo porto questa cosa, perché potrebbe essere una cosa. Sì, se ci sono due dati interessanti. Sì, sì, al limite si elimina, però insomma ci sono delle cose dentro. Adesso credo di averlo qua. Comunque. Vabbè, adesso, fotografa alcune pagine, magari lo conosco. Magari. Sì, ma ci sono dentro anche, è come un fascicoletto con degli inserti. Vabbè. Dentro, devo vederlo meglio. Comunque, niente. Buona serata, buona giornata per te. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Sara, ciao Daniela. Ciao. Sara, mi manchi. Ciao. Dobbiamo riorganizzare. Che casino che siete. Buona colazione. Ciao. Ciao. Ciao.